Ciao, ed eccoci con un nuovo video. In realtà questo video avrei dovuto farlo un po' di tempo fa, ma per impegnare, insomma, l'ho un po' procrastinato, ma lo avevo già annunciato in pagina. Allora, oggi vi voglio presentare un mazzo di oracoli che mi è piaciuto tantissimo, ed è questo che vedete qua, e sono praticamente, fa parte di una serie di mazzi di oracoli. Ideati più che realizzati, insomma, da Lucy Cavendish. Lucy Cavendish ha fatto praticamente questa serie di oracoli che io cercherò di presentarvi man mano. Io, per esempio, ne ho un altro. Quello che vi presento oggi è Shadows and Light, e poi c'è anche questo che è The Fairy Forest. Lei ha praticamente queste grafiche, questi disegni che sono meravigliosi. E io questo praticamente l'ho conosciuto per caso, perché stavo vedendo praticamente un video su YouTube e c'era appunto una ragazza che li aveva presi. Così sono andata a cercare su internet e li ho trovati perché mi sono innamorata di questi disegni effettivamente. Quindi questo è l'oracolo Shadows and Light, quindi luci ed ombre. Io devo dire che sono molto più da oracolo che da tarocchi. Per carità, i tarocchi hanno il loro fascino, sono bellissimi, però insomma richiedono tanti 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 anni di studio, per cui diciamo che sono ancora lontana dal saperli leggere, eccetera, perché comunque richiedono un impegno notevole. E comunque sì, insomma, una grandissima passione per gli oracoli, ne ho diversi, poi magari un'altra volta ve li faccio vedere qualcun altro. Allora, questo oracolo si presenta in questa scatolina bellissima, devo dire, poi mi piacciono queste confezioni, così vi faccio vedere da vicino. Eccolo, è questo, la scatolina è questa, qui c'è un po' una breve descrizione di quello che è l'oracolo. Questa bella scatolina di cartone dove dentro c'è il libricino, dove ci sono praticamente c'è la spiegazione un po' in generale di quella che è la filosofia di questo mazzo di oracoli, e poi c'è per ogni carta c'è la descrizione, quindi di quello che è può essere la strega o la fata che comunque è rappresentata nella carta. Quindi lei spiega esattamente che cos'è, che cosa rappresenta in questa determinata carta. Poi c'è praticamente quello che è il suo messaggio, quindi quello che lei vuole comunicare a chi sta in quel momento facendo divinazione con l'oracolo, e poi c'è proprio il messaggio divinatorio della carta, quindi in quel caso. Poi vabbè, lei fa una piccola prefazione in cui spiega come si possono usare questi oracoli con i vari metodi, croce celtica, passato, presente e futuro. Semplicemente io, per esempio, uso fare la mattina, magari, non sempre, quando voglio un consiglio, perché poi gli oracoli fondamentalmente, a differenza dei tarocchi, insomma, sono più, ecco, per un consiglio che può essere il consiglio della giornata, del mese, della settimana, o comunque per ricevere quello che è un messaggio dall'universo. Allora, questo appunto è il libricino dove c'è tutta la spiegazione, insomma ci sono tante pagine, e questi sono loro, sono gli oracoli di Shadows and Light di Lucy Cavendish. Oh, Lucy Cavendish, io stavo leggendo perché sì, l'avevo letto tempo fa, insomma, è una strega ed è vive a Sydney in Australia. E ha un suo sito che è lucycavendish.com, poi ve lo metterò scritto sotto nel box per vedere esattamente come è scritto, dove lì potrete vedere tutti i suoi prodotti, leggere un po' quella che è la sua biografia e conoscerla anche, insomma, sotto l'aspetto magico, ecco, della sua attività di strega. E queste sono le carte, sono bellissime. Quindi praticamente lei spiega in questo libricino qual è proprio la filosofia di questo oracolo. Lo ha chiamato Shadows and Light, quindi luci ed ombre, proprio perché, come vedete, insomma, queste streghe, queste fate, sono rappresentate in una maniera anche un po' malinconica, molto gotica, secondo me, sono bellissime.
Proprio perché la filosofia è questa, nel senso il messaggio che loro danno, loro vivono praticamente in un mondo di ombre, no? Un mondo un po' oscuro e cercano appunto di portare per noi, per chiunque stia facendo divinazione con queste carte, un messaggio di portarlo alla luce, ecco perché questo dal loro mondo delle ombre, mondo anche volendo sotterraneo, questo è bellissimo secondo me. Poi ci stiamo avvicinando, ecco, stiamo entrando nel semestre oscuro, io già sto pensando a Samhain, quindi questa carta mi piace tantissimo. Ed hanno, ecco, un disegno, beh, cosa più bellissima, questa è la strega alla fine del mondo. Poi sotto ad ogni carta c'è un messaggio, in breve con due parole, insomma, spiega il messaggio della carta. Per esempio, qui dice una fine importante ed un nuovo inizio, quindi diciamo è quello un po' che è il succo della carta. Ecco, questa per esempio hanno dei disegni favolosi. E la Lucy Cavendish si avvale sempre della, così per curiosità, collaborazione di Jasmine Beckett Griffith, che è una, qui la chiama fantasy artist, insomma, sì. Fa lei questi, progetta lei questi disegni che chiaramente sono tutti grafici, non è che sono fatti a mano, ovviamente, e sono di un gotico meraviglioso, sono bellissime, secondo me sono molto belle, io le sto facendo vedere tutte perché sono veramente, ecco adesso magari proprio non tutte, però insomma, e, ecco c'è anche questa, la fata della lanterna, che è molto molto bella. Mi faceva piacere farvelo conoscere, se sicuramente ci sarà qualcuno di voi che già lo conosce, perché lo trovo di una bellezza, di un, non lo so, molto molto bello. Sono disegni che a me hanno colpito molto, ma lei sono quasi tutti così, i suoi oracoli, e sono spettacolari. Questo è bellissimo, questa è stupenda. E tutte loro portano appunto da questo loro mondo sotterraneo, molto oscuro, anche fatto un po' di sofferenza, se vogliamo, come poi lei descrive, questo messaggio alla luce per chi sta divinando. Eccole qua, sono meravigliose, sono bellissime. Poi se volete sapere dove le ho prese, perché adesso non ricordo il sito, poi magari ve lo faccio sapere. Chi fosse interessato a comprarle, ho una premessa importante, nel senso che le carte, come avete scritto, visto, sono tutte scritte in inglese. E è bello anche il retro delle carte, bellissimo. Anche il libricino è scritto tutto in inglese perché purtroppo non c'è un'edizione italiana né tantomeno un libricino in varie lingue, per cui insomma ecco, diciamo che l'unico svantaggio è se non si sa l'inglese, magari non, però ecco, volendo, visto che ci sono queste piccole descrizioni sotto, magari cercando il significato, poi lavorandoci spesso, magari riuscirete poi a ricordarvi il significato e poterle usare. Vale veramente la pena perché sono di una bellezza infinita. A me sono piaciute tantissimo. E quindi niente, ecco, se volete ulteriori informazioni sia su Lucy Cavendish, che io adoro, ha anche un blog, ha anche un sito dove magari mette anche un po' di quello che è la sua esperienza di strega, quindi lavoro con le erbe, con le candele, eccetera, piccoli incantesimi, fatelo sapere, magari vi do tutte le informazioni. E niente, spero che insomma vi sia piaciuto questo video, la presentazione di questo oracolo, che vi ripeto si chiama Oracle of Shadows and Light di Lucy Cavendish. E niente, era troppo bello, quindi volevo farvelo vedere, non potevo non farlo perché lo adoro, ho cominciato anche ad usarlo ed è molto 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 bello. E niente, ci vediamo al prossimo video. Se avete commenti, se volete avere informazioni in più su questo oracolo, sugli oracoli di Lucy Cavendish, fatemelo sapere. Mi potete scrivere qui sotto nei messaggi oppure in pagina, dai messaggi in pagina Moon Magic Italia, o altrimenti scrivere una mail a moonmagicitalia@gmail.com. Vi auguro buon proseguimento al prossimo video.